Più di 7 anni fa uscivano Pokémon X e Pokémon Y, due titoli che dalla fanbase di Pokémon sono stati percepiti sotto varie prospettive come un punto di non ritorno per il brand. Non sono infatti solamente i primi titoli per 3DS, console che va a sostituire definitivamente il DS che ha portato Pokémon ad un livello superiore, e non è nemmeno solamente il primo gioco Pokémon che dopo i timidi accenni in Pokémon Nero Bianco e Nero 2 Bianco 2 ha sancito il definitivo passaggio alla grafica 3D. Da molti fan in realtà essi sono percepiti come l'inizio della fine. La community infatti è spesso d'accordo nell'affermare che a partire dalla sesta generazione in avanti i titoli Pokémon abbiano riscontrato un significativo peggioramento. E nonostante alle volte questa idea sia sostenuta da motivazioni di stampo nostalgico, a mio avviso ha un fondamento. Pokémon X e Y, per intenderci, vive di tre gravi difetti, accentuati soprattutto dal confronto con la quinta generazione, che invece in questi ultimi eccelleva. Questi difetti sono l'immensa facilità dell'avventura, alimentata da una pessima gestione del nuovo condividi esperienza, la terribile banalità di molti dei personaggi principali e, ultimo ma non per importanza, l'estrema superficialità della lore, che si traduce per ciò stesso in una trama a tratti praticamente incomprensibile. Tanto per intenderci, lo scopo effettivo del Team Flare rimane per l'intero decorso del gioco totalmente aleatorio. Questo fino alla resa dei conti, quando dal nulla sbuca fuori un'arma suprema di 3000 anni fa. Ora, tutti e tre questi difetti che vi ho elencato erano generalmente evitabili, ma uno più degli altri lo era in una maniera particolare. Adesso si poteva rimediare con un terzo titolo, un titolo che facesse luce su tutta la sesta generazione e che rendesse più concreti quegli elementi a cui i remake di Rubino e Zaffiro hanno tentato in qualche modo di mettere una pezza. Insomma, siamo alle solite. La sesta generazione appare come mutilata di una sua parte, e quella parte, simbolicamente, si chiama Pokémon Z. Oggi in questo video voglio tentare di scrivere un'ipotetica trama di questo gioco per mostrare quanto la sesta generazione potesse ancora dare. Ma la trama che andremo a tracciare non sarà assurda e nemmeno cercherà in alcun modo di uscire dai canoni del mondo Pokémon. In questa sede noi ci atterremo ai personaggi di Pokémon XY senza modificarli, senza cercare di mostrare quanto di meglio potevamo fare noi, ma piuttosto, in un certo senso, per dimostrare quanto quei personaggi avessero del potenziale. Il racconto che allora vi sto per fare vuole essere verosimile e vuole soprattutto essere credibile per un gioco Pokémon tradizionale. Dopo questa introduzione però direi di non perderci in ulteriori indugi e di iniziare questo nuovo viaggio tra Z, Elysio e Zygarde. L'inizio del gioco, come logico che sia per un terzo titolo, non differisce molto dagli originali, o quantomeno non lo fa per dettagli rilevanti che ci possono interessare. Il primo cambiamento interessante per i nostri fini si tiene appena dopo l'ottenimento della prima medaglia a Novartopoli. Sarà infatti qui, e non più nei pressi del percorso 13, che incontreremo per la prima volta Z. Questa anticipazione del personaggio vuole ovviare a un suo problema specifico. In Pokémon X e Y, il senso di tutto ciò che sta accadendo per la regione è intimamente legato a questo personaggio. Eppure egli, prima del grande climax dei giochi, compare un'unica volta e in maniera apparentemente sconnessa dalla trama principale. Il risultato è che quando nei laboratori Elysio a Z spiega al giocatore tutto quello che sta succedendo, il giocatore resta confuso. Perché di fatto è come se gli si presentasse un personaggio completamente nuovo che ribalta totalmente qualsiasi cosa potesse essere prima pensata. Insomma, per quanto il personaggio di AZ resti emotivamente molto forte e carico di significato, la sua scarsa presenza nel corso del gioco impedisce di approfondire a sufficienza la sua psicologia e quella dell'intera trama. Dunque, nei pressi del percorso 4, dove per la prima volta sarà possibile al giocatore catturare Flabébé, AZ farà la sua prima comparsa. Essa sarà molto simile a quella che il personaggio compie nel percorso 13, ma se possibile sarà ancora più criptica. AZ non noterà il giocatore, ma tra sé e sé mormorerà che nessuno dei colori attorno a lui è quello giusto. Il riferimento che noi oggi possiamo cogliere, ma che un giocatore in una blind run non sarebbe in grado di decodificare, è ovviamente ai colori di Flabébé, pre-evoluzione di Floette, e che ovviamente non corrispondono a quelli del Pokémon dell'antico sovrano di Kalos. In questo momento specifico del gioco, vale a dire al suo inizio, far dire altro ad AZ, aggiungere elementi, sarebbe particolarmente prematuro. Ma cominciate a notare che in questa prima fase del gioco le intenzioni e l'apparente ruolo di AZ sono gli stessi di Pokémon X e Y. Dopo aver parlato con Dexio e Sina alle porte di Luminopoli, i quali tra l'altro, parlandoci di Flabébé, potrebbero anche dare
un primo input al giocatore circa cosa Z stia cercando, giungiamo nel cuore di Kalos, dove per la prima volta, come in Pokémon XY, incontriamo Elysio. I dialoghi di questo personaggio, al contrario di quelli con AZ, rimangono sostanzialmente invariati nella mia testa, perché al contrario del suo antenato, il capo del Team Flare è subito presentato per ciò che egli è. Un uomo ossessionato dal male nel mondo e dall'amore per quest'ultimo, al punto da prospettare una soluzione finale per preservarne la bellezza. In tutto questo, a differenza di Pokémon XY, l'intera città di Luminopoli sarà accessibile fin da subito al giocatore, ma ovviamente non lo saranno i percorsi 13 e 14. Nel caso di quest'ultimo si potrebbe utilizzare una classica scusa che Pokémon ha sempre cercato di utilizzare in questi casi. Che so, la zona potrebbe essere chiusa perché sono in corso delle indagini riguardo alla misteriosa scomparsa di un bambino nei pressi della casa stregata. Il che tra l'altro strizzerebbe gli occhi alla lore di Fantump, un Pokémon di sesta generazione davvero poco considerato sotto questo aspetto. Al di là di ciò però, la parte più interessante potrebbe riguardare il percorso 13. Le cose si fanno subito interessanti perché la zona si troverebbe bloccata in seguito alla scoperta di una misteriosa energia che è oggetto di studi da parte di un'equipe di scienziati. Cosa sia questa energia lo capiremo più avanti nel corso della trama. Ad ogni modo, sconfitto il secondo capo palestra, che in questo caso risulterebbe essere Kalem, proseguiamo fino alla Reggia Aurea. Qui familiarizzeremo sin da subito con la stirpe regnante di Kalos e con la sua storia. Il giocatore sarà già in grado di riscontrare una familiarità con il ritratto del sovrano, senza che però egli sappia ricondurlo direttamente da Z, dato che l'incontro con quest'ultimo è risultato essere fugace e circondato da un'aura di mistero. Ad ogni modo, dopo aver svegliato nuovamente lo Snorlax nei pressi del percorso 7, AZ ricomparirà. E ricomparirà non solo nell'altro percorso che permette di catturare Flabébé, ma anche nei pressi della reggia della sua discendenza. Anche in questo secondo incontro il personaggio si manterrà criptico, ma questa volta noterà il giocatore e ci rivolgerà la parola. Ed il suo sarà un monito che a un orecchio attento potrebbe richiamare le parole di Elysio. A Luminopoli, già in Pokémon X e Y, Elysio ci ricorda che la conoscenza è potere e che occorre utilizzare questo potere per rendere il mondo un posto migliore. Sul percorso 7, nella nostra avventura alternativa, AZ dirà un qualcosa di simile. In questo caso l'antico sovrano di Kalos rammenterà al giocatore l'importanza di utilizzare un grande potere a fin di bene, per non essere punito dall'equilibrio naturale. Questo dialogo aggiuntivo serve principalmente a due cose. La prima è quella di far entrare il giocatore in contatto con AZ, cosa che in Pokémon XY fino al climax definitivo non avviene. Ma la sua funzione principale è quella di introdurre velatamente nel discorso Zygarde tramite una caratteristica di AZ stesso. Il sovrano infatti sembra solito affibbiare epiteti ai Pokémon. Lo dimostra il caso di Floette, che il sovrano chiama il Pokémon Eterno. Ma in Pokémon Rubino Mega e Zaffiro Alpha sarà lo stesso sovrano di Kalos a chiamare Rayquaza il Delta. Ed è proprio da questa espressione di AZ che trae origine il nome di quell'episodio, l'episodio Delta. Ma perché le parole di AZ ricordano in questo modo quelle di Elysio? Per capirlo occorre fare un excursus nella parte di lore più recondita di Kalos. Alcuni elementi che vi sto per citare mi erano in precedenza totalmente sfuggiti e personalmente non ne ho mai sentito parlare, ma ci permettono di dire qualcosa riguardo allo status della Kalos di 3000 anni fa. Ora, Elysio è discendente della stirpe reale il cui unico sovrano noto è AZ, ma questo già lo sapevamo. Lo stesso Elysio ci ricorda a Luminopoli che la conoscenza è potere e che essa va utilizzata per rendere il mondo un posto migliore eliminando il male. Ciò di cui finora sono rimasto all'oscuro è che AZ avrebbe potuto dire la stessa cosa. Nelle librerie dei laboratori Elysio ci viene detto che AZ fu in grado di utilizzare la tecnologia come mai nessuno prima di allora per la prosperità di Kalos, ma che ad un certo punto quella tecnologia venne usata per scopi alieni al proprio. Sappiamo che 3000 anni fa a Kalos scoppia una guerra. AZ, sovrano della regione, vi prende parte, ma la domanda che tutti noi ci siamo posti, più o meno implicitamente, è contro chi? Chi è il nemico di AZ? La risposta, signori miei, è sempre stata sotto i nostri occhi. Secondo i testi presenti sempre nelle librerie dei laboratori Elysio, il nemico di AZ fu suo fratello minore, che mirò, munito di un esercito di anime avide, a conquistarne il regno.
il sovrano di Kalos non poté in alcun modo evitare il conflitto, al punto che fu costretto a spedire il proprio Pokémon in battaglia. Preso atto della sua morte, dopo aver utilizzato quella stessa energia che garantiva prosperità a Kalos per ridare vita al proprio Pokémon, Azeta, schiavo del rancore, riconverte quella macchina salvifica nell'arma suprema, ponendo fine al conflitto. Testimone dei disastri causati dal fratello maggiore, il suo nemico decide di seppellire quell'arma e di tramandare alle sue generazioni future la sua locazione. Queste nuove parti del racconto ci dicono un paio di cose interessanti. Intanto che Azeta non ha figli e che è un prozio alla lontana del sovrano di 300 anni fa, ma ci dice anche che a fondamento della prosperità di Kalos precedente a 3000 anni fa vi era quell'energia di Xerneas e Yveltal che poi ha alimentato l'arma suprema. Questi dettagli però li approfondiremo in video più specifici. Ai fini del nostro discorso attuale, tutto ciò ci dice qualcosa di ancora più importante. Ci dice che Azeta ed Elysio si comportano in maniera profondamente simile. Entrambi possiedono una conoscenza e una tecnologia che consente loro di mettere le mani su un grande potere. Ed entrambi non sono intrinsecamente malvagi, ma a causa di una serie di torti subiti sviluppano un odio intrinseco per il mondo al punto da volerlo cambiare radicalmente, costi quel che costi. Elysio, in un piccolo passo autobiografico presente sempre all'interno delle librerie dei suoi laboratori, afferma di essere stato sfruttato da persone che aveva genuinamente aiutato. Persone che hanno dato per scontato il suo aiuto e hanno chiesto sempre di più ad Elysio. Insomma, persone avide, come avide furono quelle persone che vennero condotte dal fratello minore di Azeta con il fine di distruggerne il regno di Liaco. 3000 anni dopo Azeta, un discendente della sua famiglia cova in sé lo stesso pensiero. Sa dove si trova l'arma suprema e il caso vuole che possieda una forte equipe di scienziati al suo seguito. Questo però, almeno per il momento, nella nostra avventura non lo sappiamo. Per ora, sul percorso 7, possiamo solamente notare una forte analogia tra i due personaggi, ma nulla di più. Prima di proseguire però, un'ultima osservazione. Sempre nel passo citato poco fa, Elysio si dimostra un convinto difensore di una presunta stabilità del mondo, la quale sarebbe minata dal marciume della società e sulla quale Elysio deve intervenire. Ma proprio in questo preciso punto, nella nostra trama, Azeta diverge. Egli, al contrario, ammonisce il giocatore di non interferire sull'equilibrio naturale, anche qualora egli ne avesse il potere. La pena, infatti, sarebbe il suo rivoltarsi contro il giocatore stesso. E certo, direte voi, Azeta sa qual è il rischio di una tale azione. Elysio no. Tenendo a mente tutto ciò, procediamo. A Petroglifari incontreremo per la prima volta il Team Flare, dovendo far fronte a un altro problema di Pokémon X e Y. L'obiettivo dell'organizzazione all'interno di questi giochi rimane infatti troppo nel vago, a mio avviso, e viene rivelato solo nel momento del climax più alto del gioco, con un volo pindarico davvero eccessivo. Si passa dal sottrarre Pokéball al voler attivare un'arma suprema senza che vi sia un vero collegamento tra le due cose. Sin dal primo incontro ho dunque intenzione di modificare leggermente le cose. Poco fa ho parlato di Petroglifari e non della Grotta dei Bagliori di proposito. Lo scontro con una pattuglia del Team Flare avverrà infatti nei pressi del laboratorio della città. Sappiamo che solo di recente sono stati rinvenuti dei fossili all'interno della Grotta dei Bagliori e che altrettanto recentemente è stato possibile, proprio in quel laboratorio, riportare questi fossili in vita. Ma è chiaro che per eseguire questo procedimento serve energia. E quale energia è in grado di ridare vita a qualcosa? La bioenergia, ovviamente, la stessa che ha consentito all'arma suprema di riportare in vita il Floet di Azeta. L'obiettivo dichiarato nero su bianco del Team Flare, allora, sarebbe quello di ottenere l'energia per ridare la vita ai Pokémon. Per ora ad essa non viene dato un nome, e il giocatore potrebbe trovarsi confuso di fronte a tale obiettivo. Ma è chiaro che noi, a posteriori, che sappiamo già dove andrà a parare il tutto, potremmo subito creare la connessione. L'energia utilizzata dall'arma suprema ha riportato in vita un Pokémon. I fossili sono riportati in vita da un'energia utilizzata dagli scienziati e dunque un team che mira a riavviare quest'arma suprema necessita di quell'energia. Ad ogni modo però questa non è la prospettiva che ci interessa, a noi interessa la prospettiva di una blind run. E dunque il giocatore che approccia per la prima volta la sesta generazione potrebbe trovarsi destabilizzato nel venire a sapere lo scopo del Team Flare. La sensazione di confusione però verrebbe già inizialmente mitigata presso il percorso 10, all'interno del quale si avrà la possibilità
possibilità di iniziare a collegare qualche pezzo del puzzle. Tale percorso infatti è costellato di pietre monolitiche, che durante uno dei vari dialoghi del climax di Pokémon X e Pokémon Y si riveleranno essere le tombe di Pokémon morti 3000 anni fa, il cui sacrificio è stato il prezzo da pagare da parte di Azeta per l'attivamento proprio dell'arma suprema. Nei giochi di sesta generazione, in questo luogo sono presenti alcune reclute del Team Flare, ma ciò avviene senza che vi siano delle motivazioni ben specificate dietro a ciò. Nella nostra trama alternativa, invece, su questo percorso si terrà un incontro fondamentale per capire, o quantomeno iniziare a capire, tutto ciò che in precedenza si è vissuto. Sul percorso 10 ritroveremo nuovamente Azeta. Egli, sempre con il suo fare misterioso, farà riferimento da subito a Pokémon morti 3000 anni fa, apparentemente addossandosene le colpe. Ma non è questo l'incontro di cui vi stavo parlando. Già, perché proprio in questo luogo Azeta incontrerà Elysio. Quest'ultimo sarà accompagnato da Xante, che per non destare sospetti circa la sua appartenenza al Team Flare, vestirebbe in maniera meno riconducibile all'organizzazione, come di fatto fa il suo capo. Una volta notato e riconosciuto il giocatore, Elysio svelerebbe a quest'ultimo di trovarsi in questo specifico luogo per seguire uno studio della propria equip di scienziati su quelle pietre misteriose. Nel dialogo non vi sarebbe tuttora alcun riferimento alla tematica dell'energia, dato che ciò ricondurrebbe troppo facilmente il personaggio al Team Flare. Eppure, il capo del Team Flare, dopo aver osservato Azeta, rimane visibilmente stupito per una frazione di secondo, per poi ricomporsi e allontanarsi di fretta dal luogo. E lo stesso Azeta resta colpito dall'incontro. Si chiede quale sia lo scopo di quell'uomo e perché gli risulti così familiare. E soprattutto si domanda perché condurre degli studi su un luogo così particolare e ad Azeta così legato. L'antico sovrano di Kalos a questo punto procederà verso Cromleburgo, lasciandoci con una serie di puntini da collegare. Il Team Flare vuole sottrarre un tipo di energia in grado di donare la vita ai Pokémon. Elysio conduce studi presso antichi cimiteri di Pokémon e Azeta, che sembra in un qualche modo collegato ad Elysio, si attribuisce la responsabilità per quelle morti di 3000 anni prima. Già in questa parte del gioco, allora, sarebbe chiara la tematica principale della sesta generazione: la vita, la morte e l'immortalità. Con tutte queste domande appresso, procediamo per Cromleburgo e in seguito per Niantaropoli. Qui entreremo in contatto per la prima volta in maniera significativa con la Mega Evoluzione. Alla Torre Maestra, però, incontreremo un personaggio assente in Pokémon X ed Y. Trattasi di Platan, che in quanto studioso delle Mega Evoluzioni ci darà alcune delucidazioni sul fenomeno. Involontariamente, però, il professore dirà anche un qualcosa che permetterà al giocatore di accostare la Mega Evoluzione a tutto ciò che è già venuto a sapere. Secondo Platan, la Mega Evoluzione apparve 3000 anni fa e tutte le Mega Pietre sarebbero impregnate di una misteriosa energia. Questi due elementi avvicinerebbero la Mega Evoluzione ad Azeta, Elysio e Team Flare, anticipando di fatto ciò che in Pokémon X e Y verrà chiarito solo in post-game. Infine, variando ancora una volta rispetto ai titoli di sesta generazione, Platan consegnerà al giocatore un Mega Cerchio ancora più potenziato rispetto alla versione upgradata consegnata a quest'ultimo nel postgame di X e Y. Esso, indipendentemente dalla luce emessa dalla meridiana di Fluxopoli, è in grado di individuare quell'energia misteriosa di cui sono impregnate le Mega Pietre, consentendo di fatto al giocatore di ottenerle durante la campagna principale. In realtà, questo leggero cambiamento avrà un ruolo fondamentale nel finale, ma per ora è inutile fare anticipazioni. Ottenuto come di consueto il Lucario di Ornella insieme alla sua Mega Pietra e avendo affrontato la capopalestra, ci dirigiamo verso Temperopoli, da cui, dopo aver sconfitto anche Amur, potremo immetterci sul percorso 13. Qui torneremo nuovamente al centro dell'azione. La centrale elettrica è stata presa d'assalto dal Team Flare, il cui obiettivo è quello di mettere le mani sulla misteriosa energia che in precedenza, quando il giocatore ancora si trovava a Luminopoli, era sotto stretta osservazione degli scienziati. In Pokémon X e Y, Akebia, scienziata del Team Flare, sottrae in questo luogo energia elettrica che servirà per alimentare l'arma suprema. Ma la cosa stona se pensiamo che saranno poi nei fatti Xerneas e Veltal, con la propria energia immagazzinata, a fungere da batteria per il congegno di Azeta. In questo caso, allora, la lotta contro Akebia non sarebbe altro che un diversivo. Una volta sconfitta, la scienziata del Team Flare farà notare al giocatore che il reale obiettivo dell'organizzazione era un altro e che attualmente si trova tra le mani di Martinia, un'altra scienziata dell'organizzazione che in Pokémon X e Y appare per la prima volta nei pressi della caverna gelata.
Martinia, secondo quanto detto da Kebia, è già in possesso dell'energia misteriosa conservata in quella zona della centrale elettrica che in Pokémon X e Y non è esplorabile. Il giocatore, giunto sul posto, potrà solo constatare la verità delle parole di Kebia. L'energia è stata rubata. Proprio in questo momento, però, sopraggiunge Zeta, che darà un forte input alla trama. Questa volta l'ex sovrano si mostra visibilmente preoccupato. A Zeta pare sapere che cosa sia quell'energia e soprattutto sembra conoscere le conseguenze del suo utilizzo. Dai suoi dialoghi trasparirà allora il seguente messaggio: quell'energia, nelle mani sbagliate, potrebbe nuovamente scaturire l'inferno di 3000 anni fa. L'equilibrio potrebbe nuovamente essere compromesso e lui potrebbe risvegliarsi. Quel lui, quell'equilibrio naturale, ovviamente, è Zygarde. Per ora però nel gioco noi intuiamo solo che quell'energia misteriosa sembra essere in un qualche modo legata a delle morti avvenute 3000 anni fa di cui Azeta si sente responsabile e che un errato utilizzo di quest'ultima può risvegliare un qualcosa che comparve 3000 anni fa, quando verosimilmente la stessa energia di oggi è stata utilizzata in maniera sbagliata. Arrivati a questo punto del gioco, il giocatore potrebbe aver iniziato ad intuire che 3000 anni fa fu proprio Azeta a utilizzare in maniera sconsiderata la misteriosa energia e che dopo tutto questo tempo il sovrano stia cercando di impedire al Team Flare di commettere lo stesso errore. In tutto questo però non è ancora chiaro come tutto ciò si colleghi ad Elysio e soprattutto nella psicologia di Azeta è iniziato a sfiorire il tema di Floette, il quale però, come abbiamo visto ad inizio gioco, era fortemente presente. Azeta, insomma, dopo aver intuito una certa minaccia in Elysio, sembra concentrarsi sull'evitare un accadimento degli avvenimenti di 3000 anni fa, eventi di cui egli è memore perché li ha vissuti sulla sua pelle. Noi, che sappiamo più di tutti i personaggi coinvolti nella trama, potremmo dire un qualcosa di simile. Azeta, in questo frangente di gioco, inizia a smettere di preoccuparsi della propria disperazione e empaticamente si muove per evitare che altri soffrano come lui. Ad ogni modo, prima che la situazione a Kalos degeneri, occorrerà affrontare il Team Flare altre due volte, come del resto già accade in Pokémon X e Y. La prima presso la fabbrica Pokéball e la seconda presso la caverna gelata. I due eventi si manterranno sostanzialmente inalterati, con Martinia che spiegherà l'attacco presso la fabbrica Pokéball delle sue colleghe come un tentativo di sottrarre quante più Pokéball possibili per catturare Pokémon dei quali proviene una forte energia. L'unica cosa che muterà a questo punto sarà un dettaglio finale. Nella caverna gelata in Pokémon X e Y, il Team Flare si interessa da Bomasnow perché da quest'ultimo percepisce una grande quantità di energia. Questo non solo è vero, ma è perfettamente coerente con la nostra ricostruzione. A Bomasnow, infatti, possiede con sé la propria Mega Pietra, che abbiamo visto essere caratterizzata dalla stessa energia dell'arma suprema. Una volta salvato a Bomasnow dal Team Flare, però, comparirà Xante, un personaggio che finora e ancora in questo momento non è stato ricondotto al Team Flare. In precedenza incontrato sul percorso 10, ma relegato sullo sfondo dell'incontro tra Elysio e Azeta, Xante fornirà al giocatore alcune spiegazioni circa ciò che ha appena visto. Egli rivela che l'energia presente in Abomasnow è dovuta alla mega evoluzione e che tale energia è la chiave che consentirà ad Elysio di creare il mondo migliore che desidera. Dopo aver affrontato il giocatore in una lotta per testarne la forza, Xante tenterà di convincere il giocatore dei buoni propositi del progetto di Elysio, invitandolo a riflettere sulle profonde ingiustizie del mondo e sul come porvi rimedio. Al giocatore, giunto a questo punto, in realtà potrebbe già essere chiaro che tanto Xante quanto Elysio fanno in un qualche modo parte del Team Flare, ma nel gioco non vi sono elementi che lo confermino esplicitamente. Una volta lasciato solo da Xante, il giocatore farà rotta verso Fluxopoli, dove, una volta affrontata la settima palestra, Elysio finalmente scoprirà le proprie carte. Tramite Holovox annuncia di avere tra le mani l'arma suprema e di aver ottenuto, grazie al Team Flare, l'energia sufficiente per attivarla. Lo scopo lo conoscete benissimo: purificare il mondo dal male, salvando solo i membri del Team Flare. Di quest'arma suprema nel gioco noi non sapremo nulla, ma questa volta avremo elementi a sufficienza per intuire la gravità della situazione. Come in Pokémon X e Y, sarà nei pressi dei sotterranei dei laboratori Elysio che per bocca di una Zeta ormai ridotto a prigioniero si chiuderà il cerchio. Questa volta però Elysio sarà altrove e soprattutto la storia di Azeta sarà diversa. Azeta narra del proprio Floette deceduto in battaglia, della disperazione prima e del rancore poi, della resurrezione del suo Pokémon e dell'attivazione dell'arma suprema. Ma giunti a questo punto,
la sua storia cambia. Quell'energia che in precedenza il sovrano ha utilizzato con l'unico scopo di garantire prosperità a Kalos, ora è pronta a rivolgersi contro quelle terre. Ma nel compiere una tale azione, frutto di una rabbia completamente cieca, Azeta sta per destabilizzare l'equilibrio naturale garantito da Xerneas, Yveltal e Zygarde. A causa di ciò, sulle terre di Kalos comparve proprio quest'ultimo. Il Pokémon, preso atto del pericolo che la società umana costituisce per il mondo, ne decima la popolazione, divenendo egli stesso il termine ultimo della guerra di Kalos. L'arma suprema, 3000 anni fa, non fece altro che risvegliare il guardiano dell'ecosistema, il quale fu la vera causa della strage di uomini e Pokémon. Ma sarà lo stesso Azeta a far notare al giocatore come le intenzioni di Zygarde siano buone. Egli, preservando l'intero mondo a scapito della minaccia per questo mondo, è convinto di agire nel giusto. E allora, se Elisio attiverà l'arma suprema, Zygarde si risveglierà e a quel punto, nemmeno per i membri del Team Flare, ci sarà alcuna possibilità di sopravvivenza. Ottenuta nei piani più alti dei laboratori Elisio la chiave per liberare l'antico sovrano di Kalos, il megacerchio potenziato ricevuto dal giocatore a Yantaropoli da Platan rileverà una grande quantità di energia a sud-est di Fluxopoli, luogo nel quale è situata la Grotta Climax, un'antica miniera nelle cui profondità Zygarde si sta risvegliando. Il giocatore si avventura dunque nelle sue profondità e, giunto al suo punto più basso, incontrerà il Pokémon leggendario pronto per salvare Kalos. In questo momento sopraggiungerà Azeta, che chiederà al giocatore di affrontare Zygarde. Quest'ultimo, infatti, ha bisogno di incontrare un essere umano che non trasudi malvagità per comprendere che non è necessario eliminare l'uomo in quanto tale. Davanti al giocatore, ad una Zeta ormai pentito, le intenzioni di Zygarde muteranno ed i due salvatori effettivi di Kalos si dirigeranno finalmente verso Cromleburgo per fermare definitivamente Elisio, il quale è tuttora ignaro dell'esistenza di Zygarde. L'enorme quantità di energia accumulata durante la trama da parte del Team Flare fa sì che l'arma suprema sia attivabile senza aver bisogno di Xerneas e Yveltal, risolvendo di fatto l'ennesima falla della lore di Pokémon X e Y, vale a dire la totale superficialità con cui è trattato il legame tra Xerneas e Yveltal e l'arma suprema. Una volta sconfitto in presenza del giocatore, di Azeta e idealmente anche di Zygarde, come in Pokémon X e Y, Elisio minaccia di attivare comunque l'arma suprema. Ma proprio in questo momento tutti i nodi vengono al pettine. Per la prima volta Azeta si rivolge ad Elisio e gli parla al proprio discendente come un nonno parlerebbe al nipote inesperto, e gli dirà non solo che sta sbagliando, ma che i suoi errori sono identici a quelli che 3000 anni fa egli fece. In quella guerra Azeta conobbe il male e dopo la morte di Floet si sentì legittimato a estirparlo completamente dalla faccia della terra. Ma né Azeta 3000 anni fa, né tantomeno Elisio oggi, potevano immaginare che vi fosse un ordine più grande delle cose. Un ordine naturale che entrambi percepiscono come minacciato, ma che in realtà sfugge alle logiche umane. Azeta in passato ed Elisio nel presente non sono stati in grado di andare oltre il proprio sguardo. Non sono stati in grado di andare oltre i propri orizzonti e non hanno compreso che anche il male fa parte di quell'equilibrio a cui entrambi tanto tengono. Proprio per questo non si sono resi conto che a prescindere dal bene e dal male, dai torti subiti e dalla sofferenza patita, nessuno, nemmeno i sovrani, può permettersi di sottrarre energia vitale. Simbolicamente, allora, in Xerneas, Yveltal e Zygarde si incarna la natura, che è l'unica a poter decidere della vita e della morte. E sarà solo in questo momento, solo quando Azeta griderà il proprio amore per il mondo, solo quando professerà ad alta voce il proprio pentimento, mettendo da parte la propria disperazione per salvare gli altri, che avverrà la sua redenzione. Mentre l'arma suprema e la sua chiave vengono inghiottite dalla terra, seppellendo definitivamente l'odio, simbolicamente dall'alto dei cieli, 3000 anni dopo, torna Floet. È l'epilogo della storia del sovrano immortale, del suo Pokémon e di Elisio, che compresi i propri errori e perdonato dall'intera Kalos, tornerà a esercitare la professione di ricercatore con occhi nuovi. Ma
Ma accanto ad AZ ed Elisio c'è un terzo personaggio, una sorta di terzo AZ la cui storia si conclude positivamente. Nella storia che abbiamo raccontato c'è un altro personaggio che per certi versi compie i loro stessi errori. Ed ironicamente quel personaggio è proprio il garante di quella natura mai considerata da Elisio e AZ, Zygarde. Quando 3000 anni fa Zygarde interviene per riequilibrare l'ecosistema del mondo Pokémon, decima umani e Pokémon indistintamente. Questo perché egli vede nella società stessa la minaccia dell'ecosistema e dunque decide di porle un limite senza mezzi termini. Non è forse questo lo stesso argomento di Elisio, che è disposto a tutto pur di preservare la bellezza del mondo? Dopo l'incontro con un umano puro come il giocatore, Zygarde comincia a guardare gli esseri umani con nuove lenti. Comprende come uomini come Elisio non siano la regola, ma l'eccezione, e che comunque, a prescindere dal male, è sempre aperta la strada della redenzione. E questo Zygarde lo tocca con mano incontrando AZ, il sovrano di 3000 anni fa che Zygarde punì e che oggi si pone di fronte a lui pentito. E allora la conclusione di Pokémon Z si presterebbe al suo messaggio morale, quel messaggio che risuona splendidamente in quelli che sono, a mio avviso, i migliori crediti della saga Pokémon. Non solo deve essere l'armonia tra uomini e uomini e tra uomini e Pokémon, in primis è l'armonia con l'altro, sia esso il mondo, la natura o un uomo. Alla fine di Pokémon Z, Elisio impara a guardare il mondo con occhi diversi e Zygarde, garante del mondo, comprende meglio gli uomini. 3000 anni dopo la famigerata guerra di Kalos, tra uomini e Pokémon il legame si rinsalda nel segno dell'armonia. Questo video potrebbe in realtà andare avanti aggiungendo tante piccolezze. Potrei parlare della Lega Pokémon del postgame, potrei rimodellare il personaggio di Diantha per renderlo meno superficiale, potrei parlare del fatto che Dexio e Sinnoh nel postgame, come accade in Pokémon Sole e Luna, potrebbero guidarci nella raccolta delle cellule di Zygarde per catturarlo solo in postgame. E potrei anche teorizzare una nuova zona presente nella Kalos del Sud dove saranno catturabili tanto Xerneas quanto i Veltal. Una zona magari simile a quella del 17° film Pokémon che li vede protagonisti insieme a Diancie. Eppure non lo farò. Per la verità, quest'oggi non ho ricostruito interamente la trama di Pokémon Z come inizialmente mi ero proposto. E sapete perché? Perché sarebbe completamente futile. Quel gioco non uscirà e alla fine di questo video tutte quelle che vi darei sarebbero informazioni che cadranno nel nulla. E allora vi chiederete perché hai fatto questo video. In realtà ho utilizzato Pokémon Z come un pretesto. Il mio intento era quello di mostrarvi come, senza apportare modifiche ai personaggi, alle tematiche e alla struttura dei giochi, la sesta generazione potesse essere una delle più profonde, non lontana da bianco e nero. Quest'oggi ho cercato di dimostrare come con una trama e una lore più curata Pokémon XY avrebbero potuto dare quello che infine non hanno dato. E a questo finale voglio lasciare una mia confessione personale. Nonostante i loro enormi difetti, io Pokémon X e Pokémon Y l'ho amato. Ho amato le sue atmosfere, il suo messaggio, ho pianto più volte di fronte ai suoi crediti. Sono giochi che hanno una fortissima carica emotiva perché parlano della profondità dell'essere umano e forse lo fanno ancora di più di Nero e Bianco. Perché Pokémon X e Y ci parlano della vita, della morte, dell'immortalità, del valore che a queste va dato. Ma purtroppo, forse non l'hanno fatto con le parole giuste. Oggi ho voluto ricostruire una trama verosimile per dimostrare come, senza allontanarci dai canoni di Pokémon, si potesse davvero creare un gioco forte. E non servivano gli alieni, non serviva che Platan divenisse Elisio in una dinamica simile al Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Non serviva, insomma, tutto quel materiale leakato qualche tempo fa per farci apprezzare questa generazione. E allora, forse, a conti fatti, più che Pokémon Z, più che un gioco diverso, più che gli alieni, serviva semplicemente raccontare questa storia un po' meglio. Signori, io a questo giro mi stringo la mano da solo. Non so se il video in fase di editing verrà fuori come desidero, ma credo a livello di scrittura di aver fatto uno dei miei copioni migliori. E vi dirò di più, ci sarebbe altro materiale per allungare questo video di almeno una ventina di minuti. Potremmo parlare del rapporto tra scienza e potere che viene fuori con la figura di AZ. Potremmo parlare di tanti filoni interpretativi di questo aspetto e del rapporto tra l'uomo, la natura e il futuro dell'umanità. E senza uscire dal mondo Pokémon,
Pokémon, potremmo ricollegare tutto ciò che abbiamo detto della lore di Kalos al nostro filone di teorie. Vi prometto che tutto questo un giorno lo avrete, ma non è questo il giorno. Per quest'oggi il video termina qui. Io spero che vi sia piaciuto, se è così vi invito ovviamente a lasciare un like, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Il video dovrebbe uscire domenica, non so ancora quale domenica, quindi non dico nulla, ma stiamo probabilmente in live su Twitch, quindi in questo momento sullo schermo troverete la live che faremo. Vi aspetto di là. Detto questo, ragazzi, noi qui su YouTube ci becchiamo in un prossimo video.